Buonasera, e per noi questo è un giorno importante, noi di TVL, perché comincia la campagna elettorale, ufficialmente quello che si può fare nella campagna elettorale con tutti i limiti che ci sono, quest'anno sono aumentati perché il collegio non è più quello di una volta, è tutto variato, insomma comunque noi cerchiamo di fare il possibile, ma perché è un giorno importante? Non solo perché cominciamo la campagna elettorale, ma perché questa volta si tratta di elezioni, a nostro parere, molto molto importanti, che non si possono prendere poco sul serio. Siamo di fronte a una scelta e vi dico subito un parere personale, che poi avremo modo in altre volte di spiegarlo, che non si tratta di una scelta per un partito, per questo, per quell'altro. Forse si può parlare di una scelta fra centrodestra e centrosinistra, questo ha la sua logica, è una logica permanente, tutto sommato, in tutte le passate elettorali. Però non è in gioco il successo di un partito. Al di là di questi due grandi schieramenti è in gioco l'Italia. Perché siamo in un momento particolarissimo, drammatico, per tutte le conseguenze di una guerra, per le conseguenze che ci portiamo dietro dopo la pandemia e perché l'Italia è in una posizione particolare con il suo debito enorme e quindi vuol vedere in faccia chi in qualche modo sa gestire. Dico solo una battuta e poi andremo avanti in altre circostanze, ed è questo, drammatico, a me mi fa tremare le vene polsi, come si dice, perché sapere che in Inghilterra è vero che scommettono su tutto, ma che hanno cominciato le scommesse su chi pensa che l'Italia possa andare in default, cioè fallire, e chi no, è questo... è una cosa un po' terribile. Bene, ma ne riparleremo e vogliamo recuperare il nostro ottimismo, perché tutto sommato, se vogliamo, in qualche modo noi tutti possiamo incidere, ma bisogna stare attenti a non fare gli indifferenti, bisogna impegnarsi. Al di là delle preferenze, delle diversità, non piace nessuno, sono tutti insomma, sono un po' discorsi generici. Bisogna impegnarsi comunque e dare il nostro contributo. Stasera incominciamo però perché la legge elettorale che ci portiamo dietro, la divisione in collegi, è piuttosto complicata. Allora cominciamo con pensare come si farà a votare questo 25 settembre. E abbiamo invitato una persona che è amica, grazie al cielo, ma anche molto competente, ed è Luca Gori, che invitiamo qui, e perché ci dà una mano, benvenuto, e ci dà una mano. Buonasera. A capire tutto, perché come mai sì, tanta gente che trovo e dice ma io non ho capito, ma come si fa, come collegi qui, collegi là, è un po' complicata, meglio complicata, o forse c'è da capire, non lo so, ma c'è un po' di difficoltà, perché chi era abituato al tradizionale voto, in qualche modo il partito, poi delle preferenze, questa volta saltano un po' queste cose. Non siamo proprio attori di scelte specifiche sulle persone, o sì, vediamo un po', aiutaci a capire. Anzitutto buonasera a tutti, grazie dell'invito. Senz'altro questa legge elettorale, no, che passa sotto il nome di Rosatellum, secondo questa abitudine che abbiamo preso di dare il nome del proponente, alla legge elettorale, è una legge di estremo compromesso fra diverse esigenze che hanno animato le diverse forze politiche. Dobbiamo ricordare che è una legge elettorale che arriva dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale delle due leggi precedenti, della legge cosiddetta Porcellum, che pure ha governato tre rinnovi del Parlamento nel 2006, nel 2008 e nel 2013,
la declaratoria di incostituzionalità dell'Italicum, cosiddetta, approvata nel corso della 17ª legislatura. Quindi una legge che arriva al termine di un itinerario molto travagliato e sulla quale, come dire, si sono scaricate da un lato tutte le attese e le aspettative delle forze politiche e delle coalizioni di partiti per massimizzare il proprio risultato, dall'altra l'esigenza di mantenersi all'interno della legalità costituzionale, su cui appunto la Corte Costituzionale è intervenuta con ben due sentenze, direi fra le più drammatiche, perché comunque la declaratoria di incostituzionalità di una legge elettorale è senz'altro un evento che dal punto di vista costituzionale segna un momento di difficoltà, di rottura. E quindi è una legge mista, cosiddetta, nella quale una parte dei componenti, il Parlamento, sia alla Camera che al Senato, è eletta con un sistema cosiddetto uninominale, e una parte, la maggioranza, che è eletta con un sistema proporzionale. Quindi l'elettore si troverà davanti due schede, una per la Camera e una per il Senato, e su ciascuna di esse dovrà esprimere un voto sia per la parte uninominale sia per la parte proporzionale. Fermati lì un momento, perché l'iter di questa legge, che si chiama Rosatellum perché fu l'onorevole Rosato, però non è che lui l'ha fatta e l'ha messa lì, l'hanno votata. Certo. E credo che l'abbiano votata in tanti, ho visto. È una delle leggi che ha avuto il maggior consenso parlamentare. Da parte di tutti, diciamo, i partiti. Nel momento mi risulta che un solo voto contrario ci fosse. Ora non ricordo di preciso, comunque senz'altro, diciamo, la gran parte delle forze politiche ha approvato, probabilmente con l'eccezione del Movimento 5 Stelle, mi pare di ricordare, comunque c'è stata un'ampia convergenza su questa, ripeto, in un momento in cui si trattava di approvare una legge elettorale per rinnovare il Parlamento, in un contesto estremamente difficile dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista costituzionale, perché comunque due leggi in successione dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale hanno messo il Parlamento davanti all'esigenza. Quindi uno l'ha proposto, però insomma il Parlamento l'ha votato. È frutto di una mediazione parlamentare, diciamo che poi, come al solito, all'interno del Parlamento, come dire, c'è un intenso lavoro di scambio. Senti, prima della tecnica, ha un portato questa legge, cioè ha una filosofia all'interno? Sembra, la gente dice, che non si scelga nulla, praticamente è un po' bloccata dai partiti che fanno le loro scelte, o c'è margine, quanto margine c'è? Questo, diciamo, è senz'altro, come dire, è una legge che a mio giudizio si iscrive in una, possiamo dire oramai, una storia italiana che in qualche misura è volta a far sì che la possibilità di scelta dell'elettore sia, come dire, il più possibile non condizionabile nel momento della scelta. C'è tutta una variegata letteratura che, come dire, si è accanita contro il voto di preferenza, il voto di preferenza come luogo in cui si genera clientelismo, in cui si genera corruzione, in cui si generano lotte e faide dentro i partiti. Scambi molto diretti. Anche fra diversi candidati. E senz'altro, come dire, la legislazione elettorale, a partire dal Porcellum in avanti, ha teso, come dire, creare un automatismo fra l'espressione di un voto per una lista o una coalizione di liste e, come dire, l'elezione di un soggetto predeterminato dalle forze politiche che l'hanno presentato. Così avviene nel collegio uninominale, in cui in questo momento sono le coalizioni di liste o le singole liste che presentano un candidato, e quindi l'elettore può scegliere quale fra diversi candidati. Ma dobbiamo dire che in questa campagna elettorale, complice anche il breve tempo a disposizione, non sono stati attivati meccanismi di selezione delle candidature, ad esempio tramite le elezioni primarie, tramite consultazioni degli eletti, insomma si è dovuto procedere anche molto rapidamente. Dall'altra, nella parte proporzionale, le liste sono ancora una volta bloccate. È vero che in questo caso sono liste corte,
quindi con un numero limitato di candidati. Rispetto al proporzionale, conta più il proporzionale come numero. E in termini generali sì, perché la parte proporzionale complessivamente pesa i 5/8, mentre la parte uninominale pesa i 3/8, il che significa 245 deputati eletti con il sistema proporzionale e 147 con il sistema uninominale, mentre al Senato 122 senatori eletti con il sistema proporzionale e 74 con il sistema uninominale. Questa differenza è sentita più che altro da chi ha una certa età come me, perché si cominciò, c'era Pistoia, Firenze, un collegio, e dentro i partiti ci avevano 20-30 candidati proposti e che la gente poteva scegliere. Qualcuno lo ricorda con nostalgia, però bisogna tenere presente quello che ci ha detto il dottor Gori, e cioè che insomma si prestava a scambi, clientele. E, insomma, da qui i famosi referendum degli anni 90, che poi hanno segnato. E questo insomma era sì un bene ideale, ma in sostanza poi creava delle cose abbastanza gravi insomma nelle elezioni. E quindi siamo passati a questo punto, e forse la legge elettorale ideale ci sarà? Ma probabilmente la legge elettorale ideale non esiste, insomma tutti i paesi hanno una legge elettorale che vorrebbero riformare, insomma, di cui si vedono, come dire, i limiti e le potenzialità. Senz'altro su questo confronto elettorale pesa in maniera importante anche l'effetto della riduzione del numero dei parlamentari. Certo. Cioè, la legge elettorale sostanzialmente è rimasta invariata pur a fronte di un taglio estremamente significativo del numero dei parlamentari. Quindi le circoscrizioni, i collegi uninominali e i collegi plurinominali si sono ampliati significativamente, e questo, come dire, in qualche misura introduce un elemento di difficoltà in più sia per l'elettore nella conoscenza dei candidati sul proprio territorio, ma vorrei dire anche all'inverso, cioè dei candidati nei confronti degli elettori, perché abbiamo candidati che si trovano a fronteggiare collegi estremamente ampi, con territori estremamente diversificati fra loro, che per la prima volta si trovano, come dire, a essere unificati e a vivere una campagna elettorale di questo tipo, diciamo, in un contesto, possiamo dire, di risorse pubbliche destinate al finanziamento della politica e quindi dell'attività di campagna elettorale estremamente ridotte. Infatti, e questo è, come dire, quasi un circolo perverso, cioè non ci si interroga, a mio giudizio, sufficientemente su come il dato da un lato geografico, dall'altro il dato del finanziamento pubblico e privato della politica, dall'altro il comportamento poi dei partiti e degli elettori. Ecco, qual è la risultante di tutti questi fattori? Probabilmente le elezioni del 25 settembre ci daranno qualche risposta. Vabbè. Bene, allora cominciamo, perché poi dopo un breve intervallo lo riprendiamo, cominciamo intanto a vedere. Intanto l'elettore avrà in mano due schede. Due schede, una per la Camera dei Deputati, una per il Senato della Repubblica. Questo, diciamo, non è una novità, perché è sempre un po' stato. No, c'è una novità in queste elezioni, per effetto di una riforma costituzionale approvata in questa legislatura, è stato parificato l'elettorato per la Camera e il Senato. Quindi tutti gli elettori, diciamo, che hanno compiuto 18 anni votano, si troveranno in mano le due schede. E anche questo è un punto interrogativo da vedere, perché insomma Che nel passato quella fascia di elettori, diciamo 18-25, no? Che erano quelli non che erano esclusi per il Senato. Dal Senato, diciamo, su, come dire, risultati estremamente misurati svolgevano una qualche funzione. In questo modo si è tentato di uniformare, come dire, i due corpi elettorali in modo tale da limitare l'effetto. Diciamo, doveva essere, perché c'era un concetto alla base, i senatori dovevano essere quelli un po' più maturi rispetto
al momento della Camera dove tutti votavano, non lo so. Diciamo forse... che la riflessione sul bicameralismo perfetto, Camera-Senato, diciamo, da un lato appunto c'era questa idea, no, di distinguere la Camera dal Senato nell'impostazione originale, attualmente mi pare che la tendenza sia quella, anzi, ad omogeneizzare il più possibile. Certo, perché d'altra parte nel tempo si è visto come ripetere le cose votate in una Camera per pari pari nell'altra e poi ritorni, insomma, ci fa perdere anche tanto tempo. Ma c'è anche un altro elemento che la Corte Costituzionale ha sottolineato, e cioè il rischio che la differenziazione del corpo elettorale, del sistema elettorale fra le due Camere porti a un blocco di sistema favorendo la formazione di maggioranze diverse fra Camera e Senato. E questo, come dire, è un rischio che incide poi sul funzionamento della forma di governo parlamentare, perché l'abbiamo visto in fondo nella legislatura diciassettesima, in cui effettivamente a una maggioranza alla Camera non corrispondeva un'analoga maggioranza al Senato. Fermiamoci un attimo qui, ho interrotto la spiegazione perché insomma mi vengono in mente tutti i pro e i contro che fra la gente si dicono, e quindi è bene già che abbiamo il dottor Gori qua, è bene cercare di sviscerarli. A fra poco. Ecco, continuiamo allora con il dottor Gori e il dottor Luca Gori. Insomma, diritto costituzionale al Sant'Anna di Pisa, con il quale stiamo conversando appunto su queste modalità di voto che la gente continuamente dice: ma come si vota questa volta? Non tanto per chi, questo è un altro discorso, ma come si fa a votare tecnicamente? Ecco, stiamo qui a parlare di questo. Allora, Luca, questa si vede una scheda, vediamo se si vede così si ragiona meglio. Ecco, no, questo siamo, non è una scheda, siamo io e Luca, dovete scegliere, votate per lui. Allora, vediamo un po'. Dunque, sono le due schede, questa o una? Questa è una. Questa è una scheda, dovrebbe essere la scheda per la Camera, di solito il colore rosa. E in questa scheda si vede bene come l'elettore è chiamato ad esprimere all'interno della stessa scheda, no, sia il voto per il collegio uninominale, sia il voto per il cosiddetto collegio plurinominale, per la parte cosiddetta proporzionale, no? Abbiamo l'indicazione qui del nome del candidato nel collegio uninominale. E sotto al nome la lista. Però tu hai indicato, quello che stavi indicando era una scheda sola. Questo è il nome di un candidato nell'uninominale, con in questo caso una sola lista supporta quel candidato. E negli altri casi, per esempio, in questo caso qui c'è un candidato nel collegio uninominale con tre liste che sostengono quel candidato nel collegio plurinominale. L'elettore in questo caso ha sostanzialmente diciamo tre possibilità di voto da poter esprimere. Votare solo per il candidato nella parte uninominale. Mandate pure la scheda in onda. Quindi tracciare un segno solo sul nome del candidato e in quel caso il voto si estenderà anche ovviamente va al candidato nel collegio uninominale e risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nello stesso tempo il voto si estenderà anche alle liste che lo supportano in proporzione alle preferenze espresse dagli elettori che hanno votato anche per le liste. Quindi più una lista più voti ha? La seconda opzione di voto è quella di votare invece per una lista. Il voto per una lista si estende anche al candidato collegato nell'uninominale. Quindi in ipotesi, votando la lista 4, il voto va alla lista 4 e al candidato collegato nell'uninominale. L'elettore, volendo, potrà tracciare un segno anche sulla
sul candidato nell'uninominale e su una lista. In quel caso l'effetto sarà lo stesso, cioè sarà un voto a una lista e il voto al candidato questo uninominale. Questo lavoro di doppio voto fra lista e candidato si può fare solo all'interno La legge non consente il voto disgiunto, cioè non si può votare un candidato nell'uninominale ed una lista che non sia collegata a quel candidato. Questo, diciamo, è uno dei limiti della legge in questo senso che il legislatore ha posto, perché il voto può essere espresso solo per una delle liste coalizzate e per il candidato collegato nella parte uninominale. Non è possibile votare, diciamo, per una lista diversa da quella che non supporta il candidato prescelto nella parte uninominale. Quindi all'interno dello sbarramento sono in orizzontale le liste, sì, no? Questa dovrebbe essere la forma. La scheda avrà, quindi si potrà tracciare un segno sul candidato nell'uninominale sulla lista o sul candidato e sulla lista. Nel caso in cui il segno sia posto solo sul candidato, il voto si estende anche alle liste collegate in proporzione ai voti espressi ottenuti da ciascuna lista. Cioè, quindi più voto ha la singola lista. Diciamo che l'elettore che non esprime una preferenza per una lista vede, come dire, il proprio voto ripartito fra tutte le liste collegate in proporzione ai voti che gli altri elettori hanno espresso. Il risultato è dato sostanzialmente dal fatto che risulterà eletto nel collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti, come funziona nel sistema uninominale. Quindi basta un voto in più e il candidato è eletto. Un voto in più rispetto a chi? A tutti i candidati nell'uninominale. Se questa è la scheda per un determinato collegio, esatto, uninominale di quel collegio sarà eletto il candidato nell'uninominale che ha ottenuto il maggior numero di voti, mentre all'interno del collegio plurinominale saranno eletti in proporzione ai voti ottenuti i candidati di ciascuna lista nell'ordine di presentazione. Quindi ciascuna lista reca un certo numero di candidati, fino a un massimo di 4 in questo caso. Allora, il primo è più facile che passi, il secondo, terzo e così. Passano nell'ordine di presentazione, ordine di presentazione che viene previsto dalla legge come alternato fra candidati di genere diverso. La legge prevede uno sbarramento, quindi c'è una soglia minima di voti al mancato raggiungimento della quale non si partecipa alla ripartizione dei voti, dei seggi per appunto l'elezione alla Camera e al Senato. In questo caso le soglie sono diverse fra le liste coalizzate e le liste singole. Questa è una lista singola. Questa è una lista singola, lo sbarramento è fissato alla Camera al 3% su base nazionale. Cioè chi non prende almeno il 3% su base nazionale non partecipa alla ripartizione dei seggi alla Camera. Ecco. Diversamente invece è lo sbarramento per il Senato, che è il calcolato su base regionale. Quindi occorre avere ottenuto il 3% in ciascuna regione. La soglia di sbarramento è al 10% per le coalizioni. Quindi laddove vi siano, in questo caso c'è tre schede in questa parte centrale. Esatto. Qui ci vuole il 10% complessivamente della coalizione. Della coalizione. E il 3% di ciascuna lista. Quindi c'è questa difficoltà ulteriore. La legge prevede una particolarità che a mio giudizio merita di essere ricordata, cioè che le liste che, come dire, sono coalizzate
e che superano l'1%, ma sono al di sotto del 3%, come dire, per queste liste opera una sorta di effetto travaso, cioè i voti che queste liste hanno ottenuto non vengono perduti, ma vengono ripartiti pro quota fra le liste della coalizione che hanno superato lo sbarramento. Quindi io posso votare per una lista che non raggiunge il 3%, però il mio voto mi viene ripartito magari in una lista opposta. No, all'interno della coalizione sempre, però può essere ripartito fra le altre liste viene ripartito fra le altre liste che hanno superato il 3%. 3%. Quindi la vera, come dire, il bottino vero da spartire è quello delle liste che superano l'1%, ma stanno, come dire, al di sotto del 3%. Quello, ma diciamo, per esempio c'è una lista sola, non c'è coalizione, in quel caso diciamo non si perde, in quel caso diciamo se non viene superato lo sbarramento si perdono, così come una lista coalizzata anche al di sotto dell'1%, quelli sono voti che non concorrono. Però una lista che supera l'1 e che sta sotto il 3, vuol dire, fa questo effetto redistributivo nei confronti delle altre liste della coalizione. Insomma, vabbè, ora all'elettore gli importa sapere, è bene saperlo, ma insomma poi sostanzialmente rispetto a queste due liste che ha a mano vota o il candidato, o vota il candidato e una lista che vede abbinata al candidato, perché di fuori non si può votare, quindi può dare o uno o due voti. Esatto. Oppure votare solo la lista, in quel caso il voto si estende anche al candidato. Se uno vota solo la lista, va, capito. In definitiva, l'effetto che questa legge vuole realizzare è quello di come dire, far sì che si formino delle coalizioni, perché per vincere nel collegio uninominale bisogna fare delle coalizioni, come dire, le più ampie, perché si vince. Come dire, sopravanzando anche di un solo voto rispetto alle altre coalizioni avversarie, allo stesso tempo però all'interno delle coalizioni il legislatore ha voluto che le singole liste si misurino, come dire, in autonomia. Quindi ciascuno faccia pesi adeguatamente la propria importanza all'interno della coalizione, quindi c'è una tendenza all'unificazione in coalizioni, ma dall'altra comunque la distinzione. Vediamo anche chi è davvero un punto di attrazione all'interno della coalizione. Esatto. Insomma, non so quanto. No, capite? Capire se è capito. Il problema è quanto ci piace o non ci piace, perché si rischia all'interno di una coalizione che, per esempio, una lista, insomma, non supera quella determinata soglia, il voto non vada perduto, ma va a tutta un'altra lista dell'interno della coalizione. Ora è vero che le coalizioni dovrebbero essere omogenee e quindi uno che vota non troppo male, ma insomma dove ci sono tante liste non è proprio indifferente. Dove ci sono, per esempio, mi pare la più numerosa, non so se è la coalizione di centrodestra probabilmente, oppure forse sì. Che ha quattro, sostanzialmente c'ha quattro liste. Sì, diciamo l'elemento distintivo di questa legislazione è che c'è una coalizione, ma è una coalizione sostanzialmente che non si vede, cioè si vede solo come insieme di simboli, ma non c'è l'indicazione di un simbolo comune, che in fondo, voglio dire, se ricordi, hanno fatto la storia, insomma, l'Ulivo, la Casa delle Libertà, insomma, e non c'è l'indicazione di un capo della coalizione, non c'è neppure il deposito di un programma comune. Quindi siamo vincoli e sparpagliati al tempo stesso, direbbe, diciamo, Peppino De Filippo, vincoli e sparpagliati. Siamo sparpagliati perché ognuno, tutto sommato, corre per conto suo, vincoli perché l'insieme delle cose ci permette di esprimere qualche candidato. Tant'è qualche, che all'inizio della scorsa legislatura, come dire, le coalizioni poi in Parlamento si sono sbriciolate e subito il primo governo che all'esordio della 18ª legislatura è sorto fra due
partiti che, come dire, si erano presentati in coalizioni, come dire, come avversari alle elezioni. Certo, senti un po', ma questa diminuzione, perché c'è ora, non si è detta, ma insomma la gente lo sa, c'è una forte diminuzione di candidati, no? Siamo passati da un numero rilevante a un numero, dopo l'ultima legge che è stata fatta, molti meno. Quindi quelli lì sono fuori, quindi chi l'ha visti l'ha rivisti. Senz'altro il taglio del numero dei parlamentari di un terzo sostanzialmente alla Camera e al Senato ha reso, come dire, il numero di eleggibili estremamente, estremamente ridotto. E questo, come dire, quelle carriere, no, che normalmente all'interno dei partiti politici si sono andate strutturando nel corso del tempo, partendo dal livello locale e poi arrivando fino a un Parlamento, in qualche modo trovano un tetto di vetro che è dato dal numero di 400 deputati e 200 senatori. Ripeto, non c'è stata una grande rimeditazione delle regole, al di là del fattore numerico, perché la legge elettorale sostanzialmente non è stata modificata, ma non sono stati modificati neppure i regolamenti parlamentari, tranne al Senato che ha fatto alcune modifiche, diciamo, di proprio coordinamento con il numero. Per esempio la Camera dei Deputati continuerà a funzionare con un vecchio regolamento a 630 deputati, nonostante gli eletti siano 400. E così, questa carenza d'attenzione su come le regole della democrazia funzionano credo non sia una bella notizia. No. Senti, c'è forse un attimo, se avete la cartina dei collegi, tanto per vedere i collegi toscani come sono, se, ecco, questi... E dove siamo noi? Bianchi? No, noi dovremmo essere i gialli. Sostanzialmente al Senato l'area in giallo è il collegio uninominale. Quella in alto, che quindi, come vedi, parte da Massa, attraversa Lucca, Pistoia, Prato, quindi un territorio estremamente ampio. Mentre il collegio plurinominale del Senato, quindi la parte cosiddetta proporzionale, è estesa a tutta la regione. E sono 12 senatori nel totale, di cui 4 eletti nei collegi uninominali e 8 nel collegio plurinominale della regione. Alla Camera invece, se vedi, questo qui è il collegio, sono i collegi uninominali, sì, quelli colorati. Non so se si vedono. Sì, si vedono di qua, bene. E poi abbiamo le circoscrizioni della parte proporzionale, che sono le tre circoscrizioni, dei tre collegi plurinominali della Toscana. Allora, il giallo della Camera lì, in estremo nord. Allora, la parte, come vedi, il collegio uninominale che è U06 e U03, vede la provincia di Pistoia, in parte vedi con la provincia di Prato, in parte mi pare con la provincia di Lucca. Lucca. Questa è Lucca. Questa azzurra è Lucca. Ah, questa azzurra è Lucca. Mentre l'altro è Pistoia Prato. Ah, qua è Pistoia Prato. E qui c'è Lucca e un po' di Pistoia. E là Pistoia Prato. E forse anche questa parte qua, tutto Prato? Questa è Prato, sì, quella che è denominata U06. U06. Ecco, poi c'è la parte centrale di Firenze. Esatto, che è U08. E poi abbiamo il collegio U09 di Arezzo. E Pisa è U04. E questo qua è lo U04. Poi c'è Siena, sì, che è lo 02. 01.
e 01 Grosseto e Siena sono insieme? E Grosseto no. E Siena sono U01 che è il collegio uninominale, e poi c'è la parte invece il collegio plurinominale che è Grosseto, Siena, Arezzo. Mamma mia. Vabbè. Mentre il collegio, diciamo, plurinominale di Pistoia è il collegio che va sostanzialmente da Prato fino a Massa, che è quello P01. Ecco, questo significa che ognuno dovrebbe fare lo sforzo di cercare di conoscere tutti i vari candidati, che insomma non sono quelli che sono tutti i giorni fra noi, ma sono tutti sparsi in tutta questa parte. Vabbè, Luca, grazie di questa spiegazione. No. Speriamo che tutti si sia compreso questo meccanismo, ma soprattutto si sia convinti dell'importanza di votare questa volta, perché tutto sommato c'è ancora, almeno nei sondaggi che contano quel che contano, una grande parte, una bella percentuale di gente che sembra voler ignorare il voto, o comunque non essere convinta di votare, o comunque di non sapere per chi votare. E invece, se ci ponete attenzione, con un serio ragionamento, questa volta vale la pena proprio di votare e scegliere seriamente. Ne parleremo quasi tutte le sere, praticamente, sia con l'incontro con i vari candidati, sia per qualche commento che faremo con qualche, diciamo, personaggio con il quale si può parlare di quelli che sono i rischi di queste tornate elettorali e i vantaggi eventuali se si sceglie in un certo modo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie al dottor Luca Gori, e ci sentiremo ancora tutte le sere, oggi è la prima serata.